Ci sono domande per quanto fatto stamattina? Benissimo, continuiamo a raccontare come si commenta, come si discute il diagramma ferro-carbonio, ferro-cementite nel suo dettaglio. Per quanto si, come vi ho accennato già stamattina, in realtà il diagramma ferro-carbonio, ferro-cementite che vi ho raccontato stamattina, nella sua completezza, è certamente quello corretto, indubbiamente, ma diciamo che per quanto riguarda gli scopi di questo corso, ci sono alcuni aspetti che possono essere in qualche modo trascurati. Per la precisione abbiamo due trasformazioni che in qualche modo possono essere messe da parte, potremmo dire, e possiamo essere portati a considerare un diagramma che denomineremo di tipo semplificato. Nel dettaglio questo è il diagramma. Scusate, so che manca l'aria, lo so, non vi ribellate, non è una democrazia questa. Allora, quando mancherà competente l'aria per i primi svenimenti, riapro. Per quanto tanto il più a soffrire sono io, scusate, voi state fermi immobili, io continuo a camminare, mi alzo, fra 3 secondi comincio a studiare con una bestia e mi alzo, e si sta tutto registrando fra l'altro. Tornando a noi, vi dicevo, due sono i punti in qualche modo che sono, non dico superflui, ma per quanto riguarda gli scopi del corso, che sono sostanzialmente dedicati all'ottimizzazione dei trattamenti termici relativamente a leghe a base ferro, quindi acciaio e ghise. Vediamo appunto che due sono gli aspetti che possono essere in qualche modo trascurati. Il primo, la piccolissima solubilità del carbonio presente nella ferrite alfa. In particolare possiamo dire che questa solubilità, che vi ricordo a 727 gradi essere pari allo 0,02%, può essere considerata sostanzialmente come nulla, e quindi praticamente quel piccolo triangolino che abbiamo dovuto addirittura ingrandire per poterlo vedere, lo annulliamo, e in realtà questo, la zona di presenza dell'alfa diventa analoga a quella dell'F3C. Ricordate che era una verticale, ecco, qui allo stesso modo. Questo diventa più semplice anche per il commento degli eventuali, delle eventuali leghe che capitano nella zona bifasica, dove appunto qui la regola della leva su un rettangolo è decisamente più semplice rispetto a quell'andamento leggermente curvilineo, ed è anche molto più semplice da ricordare. Secondo aspetto del diagramma di ferro-carbonio completo, che può essere tranquillamente trascurato quasi per tutto il corso, lo riciteremo un'altra volta solo quando parleremo dei problemi metallurgici della saldatura, dove in effetti nella saldatura abbiamo una parziale fusione dei nostri manufatti, e quindi lì, parlando di fusione, in effetti la trasformazione delta va considerata. È appunto la zona del peritettico. Il peritettico può essere trascurato, vi ripeto, in una descrizione del diagramma ferrocarbonio del tipo semplificato, e in quest'ottica praticamente la parte alta non è più quella cosa complicata che vi ho raccontato prima, ma può essere tracciata in questo modo. Vi ripeto, questo diagramma è sbagliato, è la cosiddetta forma semplificata, ma che vi consente di poter tracciare un diagramma decisamente più commentabile rispetto al diagramma completo, che non è che sia chissà quale difficoltà, ma è certamente più complicato rispetto a questo diagramma. Quindi praticamente per tutto il resto del corso faremo sempre riferimento a questo, sia nella sua forma metastabile, cioè relativamente all'equilibrio sostanzialmente ferro F3C, che nella sua forma stabile ferro carbonio grafitico. Va da sé che le temperature odettoidica e odettica, sia stabile che metastabile, restano le stesse. I punti salienti restano gli stessi, la massima solubilità qui diventa sempre il 2.15, il resto non cambia sostanzialmente, cambia solo questa parte qui e questa parte qui. Per quanto riguarda il diagramma ferrocarbonio, possiamo distinguere al suo interno due differenti tipologie di leghe che sono radicalmente differenti: gli acciai e le ghise. Notate bene che la delimitazione all'interno del diagramma binario è quella retta tratteggiata rossa. A sinistra abbiamo gli acciai, a destra abbiamo le ghise. Notate bene che questa distinzione, questa classificazione sulla base di questo diagramma binario è assolutamente artificiale. In che senso? Nel senso che non possiamo definire come ghise e come acciai delle leghe a base ferro che abbiano un tenore di carbonio superiore o inferiore al 2.11%. Questo perché questo limite del 2.11% è reale, è effettivo, è efficace solo per leghe binarie. L'abbiamo visto stamattina quando parlavamo dell'odettoide, come cambiava questo odettoide. Quello abbiamo raccontato stamattina per l'odettoide, è valido anche per la massima solubilità del carbonio all'interno appunto dell'austenite. Quel punto, spesso indicato con S, S con 1,
questo punto viaggia anche lui a seconda degli elementi di lega. Più elementi di lega ci sono, più può spostarsi e più è dipendente questo elemento. Quindi in pratica la definizione che si basa sul tenore limite di carbonio è una definizione effettiva solo per leghe binarie, che non esistono. Una lega binaria ferro-carbonio, a meno che non la facciate in laboratorio in maniera artificiale, non esiste assolutamente. Le leghe che abbiamo, con cui abbiamo a che fare quotidianamente, hanno sempre quei 10-15 elementi chimici, a volte contenuti piuttosto importanti, a volte solo in tracce, che appunto ci fanno però variare tutti quanti i punti salienti, tutti quanti i punti di trasformazione. Però vi ripeto, per quanto riguarda la distinzione tra acciaio e ghise nel diagramma binario, abbiamo questa differenza, questa distinzione sulla base del tenore di carbonio. In realtà, attenzione, una definizione più corretta sarebbe quella che, anzi, pretenderò poi nel seguito del corso, quella che ci definisce le ghise come quelle leghe a base ferro che durante la solidificazione formano un eutettico e nel caso in cui la fase ricca è carbonio sia appunto la cementite, formano un eutettico ledepuritico. Nel caso degli acciai potremmo definire come tali tutte quelle leghe a base ferro che durante la solidificazione non formano eutettico. Ne va da sé che questa definizione, nel caso del diagramma binario, coincide col dire sono acciai tutti quelli che hanno un tenore di carbonio inferiore al 2.15%, sono ghise tutti quelli che hanno un tenore di carbonio superiore al 2.15%. Perché sto distinguendo questo? Perché come vedremo più avanti nel corso, quando parleremo per esempio delle ghise, vediamo che queste ghise hanno, possono avere a botte un tenore di carbonio inferiore al 2.11%, ma questo perché ci sono tanti altri elementi di lega e quindi questo limite di solubilità può cambiare in maniera anche abbastanza pesante. Per quanto riguarda gli acciai, sempre a livello di classificazione, e vi ripeto, i tenori di carbonio sono importanti per quanto riguarda sicuramente la lega binaria, ma poi vi ripeto, nel caso di leghe effettive lo 0,77%, abbiamo visto stamattina, può cambiare anche molto fortemente. Possiamo distinguere in acciai ipoeutettoidici, acciai eutettoidici, acciai iperotettoidici, a seconda che nel caso del diagramma binario abbiamo a che fare con un tenore di carbonio inferiore allo 0,77%, pari allo 0,77%, superiore allo 0,77%. Se vogliamo parlare della microstruttura, parleremo di acciaio tettoidico nel caso di un acciaio che al termine del raffreddamento presenti una struttura completamente perlitica. Nel caso di un acciaio ipotettoidico parleremo di un acciaio che presenterà una struttura ferrito-perlitica. Nel caso di un acciaio iperotettoidico, una struttura perlito-cementitica, ma questo dettaglio lo andiamo a vedere tra qualche minuto. Nel caso delle ghise, distinguiamo, ragazzi, non vi distraete, parlate con me. Lei, aspetta, che c'ha? No, no, niente. E allora, stai concentrato, sennò esca perché distrae gli altri. Prego. Prego. Sì, non è ancora una classificazione degli acciai, è che questo termine otettoidico, ipotettoidico, iperotettoidico lo utilizzeremo molto spesso per la classificazione, abbiamo ancora da aspettare e quando parliamo della classificazione dovremo assolutamente essere molto più specifici. Quindi in realtà sulla base del diagramma ferro-carbonio o ferro-cementite, nel caso degli acciai è appunto ferro-cementite sicuramente da considerare, parliamo di ipotettoidici, eutettoidici o iperotettoidici nel caso in cui il tenore di carbonio per la lega binaria sia inferiore, ipotettoidico, proprio pari, eutettoidico, o superiore, iperotettoidico, allo 0,77%. Parlando di leghe reali, non potremo parlare di un tenore di carbonio preciso, ma piuttosto sarà meglio parlare di una microstruttura. E vedremo che beh, quella dell'eutettoide, già lo sappiamo, è un eutettoide lamellare, sostanzialmente appunto quindi perlitico, costituito da lamelle di ferrite e cementite. E come vedremo fra un attimo, nel caso dell'ipotettoidico parliamo di ferrito perlite, nel caso dell'ipotettoidico parliamo di cementite perlite, quindi ferrito cementitico. Vi dicevo invece, per quanto riguarda le ghise, nelle ghise anzitutto dobbiamo distinguere fra ghise bianche, cosiddette bianche, in cui la fase ricca in carbonio è la cementite, e ghise grigie, in cui la fase ricca in carbonio è grafite, e potremo anche qui, grazie appunto alla presenza di un otettico, distinguere in ghise ipotettiche, nel caso il diagramma binario con un tenore di carbonio compreso tra 2.07, 2.11 e il 4.3,
ghise eutettiche, esattamente un tenore di carbonio pari al 4.3, e ghise iprotettiche con un tenore di carbonio superiore al 4.3, ma ovviamente inferiore al 6.67%, che è un nostro limite invalicabile. Vediamo cosa avviene solidificando una ghisa. E per il momento focalizziamoci su una ghisa binaria, ferro-carbonio, che solidifichi secondo il diagramma metastabile. Guardate che questi commenti che vi sto dando sono esattamente quelli che pretendo per il superamento della prova intercorso e o dell'esame, per cui non voglio nulla di più ma neanche nulla di meno. Ovviamente nel vostro caso dovete mettere iscritto per questo canale. Un'altra cosa che vi sottolineo, queste foto che trovate, quegli schemi che trovate, non li sottovalutate perché ne pretendo perlomeno la identificazione, cioè potreste avere nella vostra prova intercorso nell'esame la foto e mi dovete dire che cos'è, quindi le foto, i diagrammi, questo esame si basa su foto, diagrammi e schemi, per cui come vedete non ci sono calcoli, ma queste cose devono essere assolutamente memorizzate in maniera assolutamente corretta. Per quanto riguarda la ghisa ipotetica bianca, ovvero che solidifica formando cementite, vediamo la botta di aria, magari è quasi terminato, se mi sciolge, proviamo così. La ghisa bianca ipoeutettica, come funziona il meccanismo di solidificazione? Ma è abbastanza semplice, il commento già lo sappiamo perché di fondo è un eutettico, un pelo più complicato, ma insomma fondamentalmente il meccanismo è abbastanza semplice. In corrispondenza di una qualunque temperatura compresa tra questo tenore e questo, inizierà a solidificare la nostra lega formando i primi grani di austenite alla concentrazione che ovviamente andremo a leggere sull'orizzontale, scendendo lungo appunto questa verticale, il punto rappresentativo sarà un cerchio vuoto, i due punti pieni saranno in corrispondenza alla curva di liquidus e di solidus. Raffreddando, la concentrazione di carbonio nel liquido aumenta, la concentrazione di carbonio nel solido gamma aumenta e per esempio a una certa temperatura che vediamo per esempio indicata qui abbiamo compresenza di solido gamma e liquido. Raffreddando ulteriormente vediamo che questo solido, se abbiamo raffreddato abbastanza lentamente da rendere efficaci tra i processi di diffusione, avrà una concentrazione di carbonio esattamente pari al 2.11 e il liquido avrà raggiunto una concentrazione esattamente pari all'eutettico 4.3. A questo punto abbiamo una trasformazione eutettica per quanto riguarda il liquido residuo. Liquido residuo che in questo caso solidifica formando un eutettico di tipo globulare. Lo vedete qui sotto, qui vedete quello che c'è, diciamo un delta T inferiore rispetto all'eutettico, quindi a trasformazione eutettica completamente esaurita. Abbiamo, qual è la situazione del nostro solido? Abbiamo dell'austenite primaria detta anche proeutettica, ovvero che ha solidificato prima dell'eutettico, e abbiamo una matrice ledeburitica costituita sostanzialmente da che cosa? Da una parte bianca, questo schema ovviamente, cementitico, e palline, ovviamente rotondeggianti, austenici. Notate una cosa sostanziale a questo punto: l'austenite ce l'abbiamo sia come austenite proeutettica che come austenite sotto forma di globuli all'interno della matrice cementitica. Ma attenzione, la composizione chimica di questa austenite, di queste palline nere, è la stessa, esattamente 2.11% di carbonio, perché il punto rappresentativo qui è identico, perché abbiamo fatto sì che durante il raffreddamento i processi diffusivi siano stati efficaci punto per punto, ma la morfologia può essere parecchio differente. Raffreddando, che succede? Qualcos'altro. Per il momento fermiamoci subito dopo la completa solidificazione, quindi subito dopo il completo esaurimento del liquido eutettico che era rimasto da solidificare. Andiamo a vedere che succede invece nel caso, vediamo qui indicato con il rosso, di una lega iperotettica che solidifichi secondo il diagramma metastabile, in cui quindi la fase ricca in carbonio sia appunto la cementite. In questo caso, a un certo punto, raffreddando, intersecheremo la curva di Liquidus, comincia a separarsi le prime lamellone piuttosto grossolane
La forma ve la devo dire io, perché è poi quella che sperimentalmente si ottiene. Delle prime lamelle cementite primarie molto grossolane, molto evidenti come il forno, come dimensioni, raffreddando, la percentuale di carbonio nella cementite resta sempre il 67%, la percentuale nel liquido che si sta solidificando via via diminuisce fino a raggiungere il 4,3%, ovvero il tenore eutettico. In corrispondenza di quel tenore per la temperatura eutettica, il liquido residuo solidificherà formando esattamente la stessa struttura che abbiamo visto prima, ovvero una matrice cementitica con particelle rotondeggianti austenitiche. Anche qui la fotografia che potremmo avere ad alta temperatura per questa struttura: lamellone primarie di cementite, matrice di cementite con particelle rotondeggianti di austenite. Notate qui che questo insieme di matrice cementitica e globuli di austenite gli abbiamo attribuito un termine ben preciso, appunto le deburite, in quanto è un costituente strutturale. Vi ricordo, quando è che noi definivamo un costituente strutturale? Definivamo come costituente strutturale quella fase o quell'insieme di fasi le cui caratteristiche morfologiche ci caratterizzano il comportamento macroscopico della nostra lega. E certamente avere a che fare con una matrice cementitica e particelle globulari austenitiche comporta un comportamento meccanico macroscopico, poi a temperatura ambiente, differente rispetto ad esempio a degli strati alternati di austenite e di cementite, che non è poi il caso sperimentale con cui abbiamo a che fare. Questo è quello che riguarda la solidificazione secondo il diagramma metastabile, quindi con fase ricca in carbonio pari alla cementite, consistente alla cementite, di una lega ipotettica o iperotettica. Come sarà il caso della lega eutettica? Non l'ho fatto per non incasinare il diagramma, ma è banale. Ovviamente nulla fino alla temperatura eutettica. In corrispondenza alla temperatura eutettica, nucleazione delle fasi, e vanno a costruire tutte quante le deburite. In pratica, a temperatura leggermente inferiore alla temperatura eutettica, per una ghisa esattamente eutettica, la nostra struttura solida sarà tutta quanto una matrice cementitica e particelle rotondeggianti di austenite. La cementita al 6,67% di carbonio, l'austenite a una temperatura di un delta T inferiore alla temperatura eutettica, ovviamente pari al 2,11%. Domande fin qui? Fate. Dica. Ma quando c'è una condizione eutettica e abbiamo superato, cioè abbiamo aumentato il della temperatura eutettica, sì, non vale anche di fare la condizione eutettica? Non l'ho capita, ripeta. Allora lei ha detto che c'è una condizione, cioè sempre... Sì, siamo leggerissimamente al di sotto. Immagini, no, invece 1148-1147, cioè... La condizione eutettica. Beh? Sì. Non abbiamo pure... E cementite, esattamente quello che ho detto. Completamente le deburiti. La matrice cementita con la matrice globulare. Dov'è l'errore? È esattamente quello che avviene. Attenzione, allora qui vi ho fatto due casi estremi, d'accordo? Dove qui c'è un'austenite protettica e una cementite protettica. Caso ipotettico e caso iperotettico. Poi vi ho detto, il caso eutettico non ve l'ho tracciato perché mi sembra banale, non c'è più una fase primaria, il nostro liquido arriva a un certo punto alla temperatura eutettica e qui solidifica tutto quanto formando le deburite, cioè matrice cementitica con particelle globulari austenitiche. L'austenite sarà al 2,11%, la cementite ovviamente al 7,67%. Forse non ho capito la domanda, però. Non è chiaro? La risposta gliel'ho data. Ok. Sì. No, non è ben definita, in realtà cambia molto l'autore, no, diciamo che tutti i testi riportano fin lì, poi, anche perché oltre diciamo non ha interesse tecnologico, per cui non ci sono appunto leghe binarie che abbiano minimamente interesse oltre quel tenore lì, insomma. Lei consideri che per esempio, quando adesso nella slide successiva andiamo a tracciare la curva di liquidus relativa al ferro carbonio nel diagramma stabile, questo è molto più inferiore perché la grafite fonde molto più su, per cui in realtà si tratteggia subito, insomma, in realtà non è difficile tratteggiarla e poi non ha neanche interesse, insomma, sostanzialmente.
Prego. Quindi quando si vale la regola della lema, vale sempre? Vale sempre sopra la linea, diciamo, orizzontale, c'è sempre una concentrazione del secondo 77%. Per quanto riguarda le leghe iperotettiche, le deve fare appunto riferimento alla verticale otettica, alla verticale della cementite, che è appunto la verticale, 67%, non ci sono sempre nessuno. Quindi qualche altra domanda? Vediamo che succede se invece solidifichiamo una lega binaria secondo il diagramma stabile. La fase primaria a questo punto è carbonio grafitico, che raffreddando aumenta di frazione volumetrica. Il carbonio grafitico vuol dire carbonio al 100% di grafite. Raffreddando in campo liquidus più carbonio grafitico abbiamo una diminuzione, un po' come prima quando abbiamo visto la lisa iperotettica bianca. Scusate, non vi ho detto stamattina probabilmente perché dico bianco e perché dico grigio. Definiamo ghisa bianca una ghisa che abbia come fase ricca in carbonio una fase cementitica. Lo si dice bianca perché rompendola la superficie di frattura è biancastra. Definiamo invece la nostra ghisa con la fase ricca in carbonio pari alla grafite grigia perché rompendola è un grigio scuro, d'accordo? Quindi il bianco grigio è proprio un qualcosa, è un colore che vedete, insomma, d'accordo? Se no non ci capiamo. Benissimo. Nel caso appunto del raffreddamento, come vedete non abbiamo nessuna ledeburite che si forma, perché poi al di sotto della temperatura otettica sostanzialmente abbiamo una matrice austenitica con delle particelle di grafite e quindi praticamente il nostro sistema non solidifica anche il liquido otettico, non va a formare una matrice ledeburitica, non c'è cementite e austenite viene a formarsi, ma in realtà le particelle di grafite si sono formate, si arricchiscono ulteriormente di grafite e poi alla fine resta solamente austenite gamma che va a formare la matrice di base. Questo è quello che otteniamo in una ghisa, in questo caso grigia, nel caso precedente bianca, al termine solo della solidificazione. Notate bene, non vi ho detto quello che succede al di sotto qui del 1153 gradi e prima al di sotto del 1147, cioè ci siamo fermati un grado al di sotto della trasformazione otettica sia nel caso del metastabile che nel caso del diagramma stabile. Per il momento ci siamo un attimo fermati. Qua volevo farvi vedere di che stiamo parlando quando parliamo di grafite. Prima immagine, ma in realtà ne vedremo molte altre. Notate, per esempio, nell'immagine a destra, i capelli, una sorta di capelli che sono piuttosto consistenti. Queste sono le lamelle di grafite, d'accordo? Se notate il marker, 100 micron, possono essere anche i 200 micron di lunghezza. 200 micron cominciano ad essere 0,2 mm. Quasi visibile a occhio nudo, lo vedete da occhio nudo, proprio ci manca. La stessa lega, se ci aggiungete percentuali quasi trascurabili di magnesio, guardate qua che differenza c'è nelle particelle di grafite, dietro delle sfere. Questa lega potete farci fatti motore con questa tombini per fondo, niente di più. D'accordo? Quindi è proprio, nonostante la composizione chimica, se andate a vedere, è veramente molto molto simile. Qui ci sta magari lo 0,02% di magnesio, stiamo parlando di quantità veramente trascurabili. Pochi chili sulla tonnellata, d'accordo? Però questo può essere utilizzato per fare parti motore, questo assolutamente no. Per quanto riguarda, prendiamo un attimo qui, perché poi i raffreddamenti successivi vanno detti con calma. In effetti non vi ho detto un dettaglio che però mi sembra abbastanza banale, ovvero il commento dell'eventuale solidificazione di un acciaio. Però non il commento reale, cioè quello con l'eventuale trasformazione peridettica, eccetera. Come commentare un acciaio in un diagramma semplificato? È banale. Ovviamente per una lega a sinistra di questa concentrazione raffreddiamo, a un certo punto incroceremo la curva di liquidus, si formeranno i primi grani di austenite, raffreddiamo, alla fine abbiamo tutta quanta austenite. Di fondo comunque, anche se dovessimo affrontare la discussione con il peritettico, al di là dei problemi di peritettico eccetera, comunque alla fine è tutta austenite comunque, per questo la parte alta, quella appunto peritettica, la si può sostanzialmente trascurare. Cosa succede raffreddando un acciaio? Poi vedremo insieme invece che succede raffreddando una ghisa. Raffreddando un acciaio, dipenderà ovviamente se abbiamo a che fare con un acciaio deuterotettoidico, ipotettoidico o iperotettoidico. Comunque noi partiamo sempre, come abbiamo visto un attimo fa, a prescindere dalla composizione chimica, terminata la solidificazione,
con quell'eventuale parentesi della trasformazione peritettica, ma che appunto abbiamo detto trascuriamo, abbiamo a che fare sostanzialmente con un acciaio austenitico, cioè con un acciaio costituito da una soluzione solida di vari elementi di lega. A questo punto non è più necessario dire solo carbonio, abbiamo capito che una lega reale è piuttosto più complicata, in un reticolo cristallino di ferro cubico faccia centrale. Raffreddando, cosa osserviamo? Un istante prima della temperatura del tetto idrica abbiamo appunto un reticolo cristallino costituito da tutta quanta austenite, quindi questi grani cubici facce centrate. In corrispondenza della temperatura del tetto idrica, questa struttura comincia a nucleare lamelle alternate di ferrite e cementite. Non è detto che da ogni grano di austenite venga fuori un solo insieme di ferrite e cementite, che possono venire fuori diversi, quindi non è che abbiamo una corrispondenza uno a uno fra grano e di austenite, e qui è difficile parlare di grano di perlite, perché in realtà a rigore ogni singola lamella è un grano cristallino, infatti si tenderà a chiamare piuttosto colonie di perlite, ma è una terminologia appunto da vocabolario sostanzialmente. Vediamo che durante questa trasformazione, che attenzione è zero variante, essendo zero variante, se noi andiamo a fare un'analisi termica avviene anch'essa con l'arresto della temperatura, quindi questo va sottolineato benissimo. In questa fase abbiamo che tutta quanta la matrice austenitica, per un acciaio esattamente o detto idico, viene completamente tra virgolette mangiata, e nel tempo otteniamo una struttura completamente perlitica, ovvero costituita da colonie di lamelle alternate di ferrite e di perlite, un po' come vediamo appunto in questo caso, dove attenzione, il meccanismo di nucleazione e crescita è abbastanza banale. Perché è abbastanza banale? Perché ricordiamoci cosa sono la ferrite e cosa sono la cementite. La ferrite non è altro che la soluzione solida di ferro alfa che contiene quasi nulla di carbonio, addirittura abbiamo detto nulla un attimo fa, quando abbiamo fatto il diagramma semplificato. Cos'è la cementite? La cementite invece è un composto ortorombico che contiene un atomo su 4 di carbonio, F3C, quindi al 25% atomico, al 6.67% in peso. È chiaro che cosa? Che quindi per qualunque evento noi abbiamo un depauperamento di carbonio localmente, vuol dire localmente a ridosso si arricchisce invece il carbonio e si formano delle onde di concentrazione, e queste onde di concentrazione si traducono graficamente appunto in lamelle alternate di zone ricche in carbonio, la cementite, e zone povere in carbonio, la ferrite. Per questo esce fuori questo costituente strutturale lamellare, preferenzialmente, vi dico, poi ci sono purtroppo delle dovute eccezioni, ma e una morfologia tipica è quella che vedete qua. Che succede se invece prendiamo un acciaio ipoeutettoidico, ovvero un acciaio che presenta un tenore di carbonio, il diagramma binario, però vi ripeto, questo tenore è valido solo nel diagramma binario, inferiore allo 0.77%. Ma la cosa è abbastanza semplice. Se partiamo dal punto A, in cui abbiamo praticamente una struttura completamente austenitica, incrociando la curva che ci rappresenta l'andamento dell'Arcon 3, iniziamo a far nucleare i primi grani di fase alfa. Notate che abbassando la temperatura la frazione volumetrica di alfa cresce, la frazione volumetrica di gamma decresce, il tenore di carbonio in gamma aumenta parecchio, il tenore di carbonio in alfa aumenta molto poco, è proprio trascurabile. Aumentando, abbassando la temperatura, tutti questi processi che ho appena detto continuano, quindi abbassando la temperatura aumenta la frazione volumetrica di ferrite, basta applicare temperatura per temperatura la regola della leva, che è banale, la concentrazione di carbonio nell'austenite aumenta secondo l'andamento dell'Arcon 3, la concentrazione di carbonio nella ferrite aumenta in modo trascurabile, tant'è che vi ripeto, questo normalmente può essere messo anche in verticale, fino a che noi arriviamo alla temperatura tettoidica. Se consideriamo il nostro sistema a una temperatura pari all'eutettoide più un grado, d'accordo? Quindi leggerissimamente sopra, cosa avremo? Avremo un sistema composto da
ferrite primaria, potremmo dire proeotettoidica, e un grado sopra la temperatura tettoidica, austenite con una temperatura, con una concentrazione di carbonio esattamente pari allo tettoide, 0,77%. Raffreddando ulteriormente, il nostro sistema sarà costituito a questo punto da alfa, ferrite alfa primaria, proeotettoidica, e da un'austenite a concentrazione tettoidica instabile che comincia a trasformarsi in quello che può fare un'austenite tettoidica, ovvero ferrite. Abbiamo un arresto eutettico. Notate che in queste trasformazioni è solo la parte residua dell'austenite che va a trasformarsi, la ferrite non partecipa al processo di trasformazione, d'accordo? Questo forse dovremmo riprenderlo anche dopo, se andiamo a ricommentare dopo le ghise, è un discorso analogo anche lì per quanto riguarda l'austenite primaria o la cementite o la grafite primaria. Durante la parte eutettica, in quel caso, andiamo qui dietro, per esempio qui, durante la trasformazione del liquido eutettico in ledeburite, la gamma primaria o la cementite primaria non partecipa alla reazione, come vi ho definito stamattina appunto la trasformazione eutettica, d'accordo? A differenza invece di quello che avviene nel peritettico, invece, qui invece il solido primario partecipa alla reazione con il liquido. Vi dicevo, durante questa trasformazione noi abbiamo l'austenite residua che ha raggiunto la concentrazione esattamente eutettoidica, che si trasforma in ferrite, in lamelle alternate di ferrite e ferrite. Ed è esattamente quello che abbiamo nel punto D. Guardate qua lo schema della micrografia. Lamelle di ferrite, grani primari, alfa. Quello che vedete qua è una foto, non è più uno schema. Questa è una foto del cielo ferrito perlitico, che vedete bene è costituito da grani di alfa, queste parti bianche, e da zone perlitiche. Guardate qua come sono belle queste lamelle, ben definite. Non è sempre così, dipende molto da come si è raffreddato, dalla composizione chimica, da parametri cinetici e parametri chimico-fisici. Comunque notate qua abbiamo ferrite alfa primaria o proeotettoidica e lamelle, colonie di perlite costituite a loro volta da ferrite e cementite. Notate, ancora una volta, a livello di punto rappresentativo, il nostro sistema qua si trova al di sotto della linea tettoidica, quindi è un cerchio vuoto. Vuol dire che è costituito da due fasi, ferrite e la cementite qua giù. Cementite al 6,67%, la ferrite praticamente con lo 0% di carbonio. Questa ferrite, questo punto rappresentativo, rappresenta come composizione chimica sia questa ferrite qua primaria che la ferrite, la parte bianca nella lamelle. Ma capite bene che la morfologia è totalmente differente. Esempio stupido, una dislocazione qua dentro troverà meno blocchi rispetto ad esempio all'intervallo fra due lamelle, d'accordo? Per esempio, quando andiamo a caratterizzare la perlite, certamente la distanza fra le lamelle è un parametro molto importante per caratterizzare il comportamento di quella perlite, un po' come di fondo il grano, la dimensione del grano era importante, perché tanto più era piccolo meglio era, perché costruiva un bel blocco per le dislocazioni. Ricordate che i crismi di rafforzamento abbiamo fatto qualche lezione fa. E qui vediamo in questa bella animazione che succede raffreddando, raffreddiamo nuclea la ferrite, dopodiché arresto della temperatura e trasformazione ferrite. Rifaccio, ripeto un'altra volta. Raffreddiamo in campo austenitico, nuclea la ferrite, vedete normalmente giunti tripli, nelle zone diciamo maggiormente tensionate, quelle hanno una maggiore energia libera disponibile tale affinché il processo possa avvenire, e vedete quello che avviene, lo rivediamo ancora una volta, austenite, nuclea la ferrite, in cui si pensa il bordi grano o dei giunti tripli, aumenta la frazione volumetrica, raggiunge la temperatura tettoidica, si arresta la temperatura, perché noi stiamo ancora asportando calore, e si ha la formazione di ferrite. È chiaro che a seconda della composizione chimica io ho frazioni volumetriche di ferrite e di perlite. Mi spiego, tanto più vicino sto alla concentrazione tettoidica, tanto più
elevata sarà la frazione volumetrica di perlite. Tanto più c'è più sto a destra, tanto più elevata sarà la frazione volumetrica di ferrite primaria. Rivediamo un'ultima volta. Abbiamo appunto il processo nucleazione e crescita, nucleazione della ferrite, raffreddiamo, aumenta la frazione volumetrica di ferrite, arresto elettroidico, siamo a zero varianza, formazione di perlite, terminato questo si raffredda un'altra volta. Attenzione che in tutto il processo noi stiamo asportando calore sempre con la stessa velocità, ma ovviamente quando raggiungiamo la temperatura eutettoidica abbiamo una zero varianza e quindi l'arresto della temperatura, perché noi asportando calore abbiamo un processo che assorbe calore in quanto c'è del calore latente della trasformazione che viene assorbito per trasformare l'austenite che aveva raggiunto questa concentrazione qui, l'austenite residuo ovviamente, deve trasformarsi in perlite. Lo vediamo un'ultima volta, sottolineando il fatto che a seconda dei parametri chimico-fisici del nostro sistema, cioè come stiamo raffreddando, quali elementi chimici abbiamo, abbiamo una morfologia caratterizzata da parametri geometrici differenti, dove per parametri geometrici intendiamo sia le dimensioni, ad esempio, medie dei grani, vedete, i grani non sono tutti uguali, parlo della ferrite primaria, differiscono un po' fra di loro, sia la distanza interlamellare. E come abbiamo visto fra i meccanismi di rafforzamento, quello dell'affinamento del grano, cioè quelli della dimensione del grano medio come un meccanismo importante, anche la distanza interlamellare fra le varie lamelle è un parametro molto importante. Tanto più è fine questa distanza, tanto più elevato sarà il valore di R con M, R con E, la resistenza a rottura del nostro sistema. Ci sono domande? Benissimo, 5 minuti. Allora, attenzione, non vi scordate cosa abbiamo raccontato nei giorni precedenti, ovvero l'importanza di capire quali sono i campi monofasici bivarianti, quali sono i campi bifasici monovarianti e quali sono i punti zero varianti, se no non stiamo capendo quello che stiamo raccontando. Vi ripeto, per capire quello che vi ho appena raccontato adesso basta ricordare il commento al diagramma, quello completa solubilità a temperatura liquido solido, oppure quello lì che aveva la conducibilità con l'eutettico. In questo caso abbiamo una zona austenitica completa con un solido che sta raffreddando, d'accordo? Qui noi abbiamo una zona monofasica, ci possiamo muovere per un intervallo abbastanza ampio e concentrazione e temperatura, il nostro sistema macroscopicamente resta invariante, cioè abbiamo sempre la stessa fase. Tutto questo fino a che non intersechiamo la curva, che poi attenzione, questa curva è la A con 3, è l'evoluzione di A con 3. Ve lo ricordo questo. Come questa qui, che come vedremo fra un po' è la ACM, questa qui è la A con 3. Quando la verticale rappresentativa della curva di raffreddamento interseca la curva A con 3, cioè il limite di solubilità del carbonio nella nostra austenite, cominciano a formarsi i primi grani di ferrite. Grani di ferrite che notate, ferrite alfa, qui con alfa indichiamo la ferrite, con gamma indichiamo l'austenite. Grani di ferrite che tipicamente nucleano o a bordo grano gamma gamma, o tipicamente nei cosiddetti giunti tripli, cioè i punti di intersezione fra tre o più grani, cioè nei punti di maggiore distorsione del reticolo, nei punti caratterizzati da un maggiore valore dell'energia libera disponibile. Benissimo, raffreddando, il punto generico qua, in realtà è un cerchio vuoto, non esiste, perché in realtà il punto che sta qui ci descrive un sistema costituito da austenite con questo tenore e ferrite con quest'altro tenore di carbonio. Non confondete le fasi presenti con i loro tenori di carbonio presenti e non fate casino con i costituenti strutturali che si possono formare, che sono un altro aspetto ancora. Raffreddando, arriviamo al punto C. Il punto C che cos'è? È il punto che ci descrive la nostra lega binaria a una temperatura di un grado, poniamo, mezzo grado, superiore alla temperatura eutettoidica. Bene?
da cosa sarà costituito come microstruttura questo punto C? Sarà costituito da fase alfa che si è formata durante la parte di raffreddamento in campo bifasico monovariante, contenuto di carbonio praticamente trascurabile, ma un pelino c'è, attenzione, e dell'austenite che ancora non si è trasformata. Austenite, attenzione ragazzi e ragazzi, che ha un tenore di carbonio praticamente pari all'otettoide, perché raffreddando ha seguito il punto rappresentativo, la curva a con 3, anzi al rigore dovrebbe essere la R3, quello il raffreddamento. Benissimo, se noi raffreddiamo ulteriormente non osserveremo un abbassamento di temperatura. Quando parlo di raffreddamento io parlo di asportazione di calore, che non necessariamente implica un abbassamento di temperatura, d'accordo? Dipende se c'è qualche trasformazione allotropica che di per sé assorbe o emette calore e che ci impedisce un abbassamento di temperatura. Alla temperatura odettoidica, la alfa primaria, che ha un tenore di carbonio pari allo 0.02%, praticamente trascurabile, non ha nessun evento, sta lì e quello fa. Ma l'austenite che è rimasta intrasformata, non trasformata, che ha un tenore di carbonio pari allo 0.77%, lei sì che si trasforma, formando l'otettoide perlitico, costituito da lamelle alternate di ferrite e cementite. Cementite sta giù da qualche parte, d'accordo? Precipitazione contemporanea che si mangia fra virgolette, se volete scrivere questo appunto, si mangia tutta l'austenite residua, tant'è che poi, terminata questa trasformazione, un grado sotto alla temperatura odettoidica nel punto D, vediamo che la nostra microstruttura è costituita da gli stessi grani alfa. Notate questi alfa, questo qua e questi qua, sono rimasti invariati, sono gli stessi, anche proprio fisicamente la stessa, e i grani di gamma, che qui erano 3 per esempio in questo caso, 1, 2, 3, si sono trasformati in colonie di perlite, in questi aggrovigli di lamelle, che chiaramente poi quando noi andiamo a tagliare, a osservare, vediamo dei fili, delle cose bidimensionali, ma sono lamelle, per cui se si proiettano in 3D sostanzialmente, che appunto, grazie alla loro peculiare morfologia, non sono chiamate lamelle alternate di ferrite e cementite, ma sono chiamate appunto perlite. Ho risposto alla sua domanda? Qualcuno ancora non ha capito questo? Quindi c'è dica. Alfa, c'è perlite e poi perlite. Esattamente, ha capito perfettamente, perché attenzione che il punto rappresentativo che sta qui ci descrive globalmente sia questa ferrite che quella ferrite che sta nella perlite. Nella foto, ripeto, questa è una foto, cioè qualcosa di reale, concreto, lo toccate, lo guardate. Avete ferrite grossolana, grani rotondeggianti, macroscopica, è quella che si è ottenuta in questa fase qua sostanzialmente, è la ferrite primaria, e la ferrite che sta in queste lamelle, vedete quali lamelle nere? Il nero è cementite per il tipo di attacco che abbiamo utilizzato, il bianco è la ferrite. Questo punto, se noi per esempio qua, in D, applichiamo la regola della leva, noi otteniamo una frazione numerica di ferrite, per esempio, del 25%. Notate, questo 25%, sparato un numero a caso ovviamente, indica la quantità di ferrite che costituisce sia la alfa primaria, quella che si è formata in questa fase qua, che quella contenuta nella ferrite, nella perlite, scusate. D'accordo? C'è tutta la ferrite. Il complementare, che sarà il 75%, è chiaro un valore che ho tirato fuori così, è invece tutta la parte nera, la parte cementifica. Quindi noi da questa, applicando la regola della leva qui, noi non distinguiamo fra ferrite che sta nella ferrite primaria e ferrite che sta nella perlite. Potremmo farlo, si può fare, ci sono dei metodi grafici in cui si riesce a distinguere anche questo, ma non è assolutamente negli scopi di questo corso, quindi non c'è problema. D'accordo? Tornando al caso di prima, vi ripeto ancora una volta, questo raffreddamento vi racconta esattamente quello che vi ho detto prima: nucleazione di ferrite, aumento la frazione moleculare di ferrite, a un certo punto abbiamo il resto tettico con formazione di perlite, e raffreddando ulteriormente vedremo che succede. In questo caso non moltissimo. È tutto chiaro per tutti? Per lei? Qualcuna domanda su questa parte? Se applichiamo
la regola leva, la determinazione della percentuale di aprile si può fare, come dicevo prima, qui la stiamo applicando in questa simulazione. Vabbè, si può fare, non mi parte. Partiamo l'antivirus ovviamente. Che succede se applichiamo quello che abbiamo appena raccontato a un acciaio iper eutettoidico, cioè un acciaio che abbia un tenore di carbonio superiore al tenore eutettoidico? In questo caso abbiamo un processo sostanzialmente simile al precedente, con l'eccezione che cambiano le fasi coinvolte. In questo caso la fase primaria non è più la ferrite, per esempio cioè non incrociamo più la A3, ma incrociamo la ACM. Notate nel punto A, come prima, abbiamo il nostro acciaio costituito da austenite, grani, qui li ho fatti equilibrati, se non laminato saranno schiacciati uno sull'altro, cambia la morfologia ma sostanzialmente sempre austenite, eh? A un certo punto incrociamo il limite di solubilità del carbonio all'interno dell'austenite, cioè incrociamo la curva ACM. Il carbonio non riesce più a essere in soluzione solida all'interno dell'austenite, viene buttato fuori dal reticolo cristallino e va a formare cementite. Praticamente, notate qua, vedete, questo carbonio che viene buttato fuori va a formare intorno ai bordi grano di cementite una sorta di guscio più o meno continuo, chiaramente, vedete sia continuo assolutamente, di cementite. Viene buttato fuori e praticamente raffreddando io ho una diminuzione di solubilità del carbonio nell'austenite, una frazione volumetrica di cementite che aumenta, se applichiamo la regola della leva abbiamo appunto che la frazione volumetrica di cementite aumenta fino a una temperatura leggermente superiore alla temperatura eutettoidica, dove abbiamo in questo caso come microstruttura una cementite pro-eutettoidica, cioè che è stata ottenuta prima dell'eutettoide, il pro davanti vuol dire che è stato fatto prima, d'accordo? E una austenite residua che ha un tenore di carbonio esattamente pari all'eutettoide. A questo punto avviene esattamente quello che è successo nel caso precedente: l'austenite residua si trasforma in condizioni di zero varianza, quindi con arresto termico, e si trasforma integralmente in perlite, e notate il punto D è costituito da colonie di perlite F3C più alfa, lamelle alternate, circondate da sorte di gusci più o meno continui di cementite. E guardate, qua a fianco è esattamente quello che abbiamo con la microstruttura. Gusci piuttosto spessi di cementite che racchiudono dei grani primigeni di austenite. Il grano di austenite da cui siamo partiti probabilmente è grosso così, d'accordo? E dentro abbiamo questo grano di austenite che si è trasformato in queste colonie di perlite abbastanza evidente, molto bello, molto 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 chiaro, d'accordo? Qui vediamo un insieme sinottico di ciò che avviene per le tre tipologie principali d'acciaio che abbiamo visto oggi: l'acciaio ipotettoidico, eutettoidico o iperotettoidico. Questa immagine è abbastanza carina, mi piace sottolinearla. Qui abbiamo il raffreddamento con formazione appunto di ferrite perlite, l'acciaio ipotettoidico. Qua abbiamo il raffreddamento con formazione della struttura perlito-cementitica, con la perlite che costituisce, diciamo, il nucleo di gusci intorno, gusci di cementite. E qua abbiamo la trasformazione eutettoidica che, essendo zero variante, avviene ovviamente a temperatura costante. Carino da guardare come struttura. Queste sono le tre microstrutture prevalenti, sono completamente diverse tra di loro. Caso dell'acciaio eutettoidico: grani di alfa primario, alfa pro eutettoidica, mischiati sostanzialmente con colonie perlitiche. È chiaro che quanto più carbonio c'è, tanto meno alfa c'è. Anzi, potete capire quanto sono vicino all'eutettoide appunto guardando quanta perlite c'è. Tant'è che quando è completamente eutettoidico, questo è la morfologia che otteniamo: lamelle alternate e basta. Nel caso dell'ipereutettoidico abbiamo invece
qui si capisce poco perché abbiamo una delle lamelle molto fitte fra di loro, ma si vedono molto bene i gusci di cementite che costituiscono appunto, sono quei gusci di cementite ottenuti da che cosa? Dal fatto che nel raffreddamento dell'acciaio iperodettoidico si è incrociato la curva CL, cioè la curva di limite di solubilità del carbonio nell'austenite, carbonio che viene essudato, buttato fuori dal reticolo, perché non ce la fa il reticolo a tenerselo dentro, e uscendo fuori va a formare questo F3C in gusci più o meno continui, dipende da quanto carbonio c'è. Qui vediamo ancora un'altra maniera, ve ne ho messe diverse in modo tale che possano essere chiare, o almeno una di queste dovreste capirla, ma sono tutte la stessa cosa. Acciaio iperodettoidico, austenite primaria, austenite scusatemi, formazione di alfa primario, alfa protettoidica, raffreddiamo, alla temperatura eutettoidica la austenite non si è trasformata durante il raffreddamento, diventa perlite. Qua abbiamo invece che non succede nulla finché non arriviamo alla temperatura eutettoidica e per lo, appunto per la concentrazione eutettoidica abbiamo a temperatura costante una trasformazione di tutta l'austenite in tutta perlite. In quest'altro caso invece l'acciaio iperodettoidico, la struttura austenitica a un certo punto comincia a formare una sorta di gusci di cementite intorno ai grani di austenite e a un certo punto raggiunta la temperatura ettoidica, a temperatura costante abbiamo la trasformazione dell'austenite residua in perlite, ovvero lamelle alternate di ferrite e di cementite. Come vedete abbiamo detto alcune cose, dobbiamo fare una piccola marcia indietro, e cioè che succede in un caso, in realtà è l'unico caso in cui dobbiamo per forza considerare il fatto che il carbonio all'interno della ferrite ha una seppur minima solubilità. Dobbiamo fare una gigantografia, dobbiamo ingrandire ancora di più questa zona qui, perché altrimenti non può essere compresa. Immaginiamo che questo qua sia appunto il tenore, e così il resto lo lasciamo perdere. Questo qua è esattamente 0,02% di carbonio. Questa è la zona alfa, questo è alfa più FE3C, qui abbiamo il gamma e qui abbiamo gamma più alfa. Anzi, alfa più gamma. Benissimo, noi abbiamo raccontato quello che succedeva per un acciaio ipotettoidico, è perfettamente corretto, è assolutamente realistico e fra l'altro vi posso garantire che è una discussione assolutamente completa, solo per un piccolo dettaglio, che succede nel caso in cui l'acciaio in questione abbia un tenore di carbonio così basso da essere inferiore a questo limite qua, al limite di solubilità del carbonio nella ferrite stessa. È il caso dei cosiddetti acciai extra dolci, cioè acciai che hanno un tenore di carbonio estremamente basso. In questo caso la nostra curva di raffreddamento prevederebbe qua una struttura completa austenitica, qua comincia a formarsi l'equilibrio fra ferrite e austenite, addirittura qui noi avremo che gli ultimi grani di austenite sono tutti quanti in ferrite, e praticamente se noi siamo qui dentro abbiamo un campo di monofasico bivariante. Quindi se facciamo una foto abbiamo dei grani alfa, 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 che è un caso che non abbiamo proprio incontrato qui. Per noi in qualsiasi momento la nostra alfa primaria era sempre in compresenza di austenite. In questo caso invece, nel caso dell'extra dolce, cioè un acciaio che abbia un tenore di carbonio inferiore alla massima solubilità del carbonio nel nostro acciaio, nella ferrite, può avvenire questo fatto qui. Voi dite, vabbè, chi se ne cale? No, perché se io raffreddo ulteriormente avverrà una cosa particolare. Incrocio questa, che per tutti gli altri acciai non avviene questo. Vi ripeto, è un caso un po' particolare, non è particolarmente frequente, però nella discussione del diagramma di fase può succedere di doverlo discutere. A questo punto noi abbiamo l'incrocio della verticale rappresentativa del raffreddamento del nostro sistema con il limite di solubilità del carbonio all'interno della ferrite.
vuol dire che del carbonio viene buttato fuori in modo un po' analogo a quello che abbiamo visto prima per gli acciai idrodetruidici, d'accordo? È abbastanza analoga. È chiaro che c'è pochissimo carbonio, si vanno a formare delle placchettine piuttosto piccole, ma poche, però sono delle placchette di Fe3C, non metto a bordo grano, d'accordo? In una matrice sostanzialmente ferritica. Il risultato finale sarà un acciaio ferritico che presenta alcune poche placchette di cementina. Questo commento va fatto perché sennò altrimenti la discussione non era assolutamente completa. In effetti però, noi prima raccontando le ghise, a questo punto bisogna fare un passo indietro, ci siamo fermati al di sotto della temperatura eutettica e non vi avevo detto che succede al di sotto perché avevo bisogno di discutere prima gli acciai per potervi dire il resto, perché in effetti la discussione delle trasformazioni allo stato solido delle ghise bianche, ma anche di quelle grigie sostanzialmente, è molto molto semplice. Ci troviamo in un campo, in entrambi i casi, notate qua, lasciamo per un momento stare i costituenti strutturali, qui dentro è la zona gamma più F3C, una zona bifasica monovariante, raffreddando lentamente, consentendo quindi ai processi diffusivi di avvenire in maniera completa, io consentirò che cosa? Una diminuzione di concentrazione del carbonio all'interno dell'austenite, un aumento conseguente della frazione volumetrica di cementite e via via che abbasso la temperatura io avrò semplicemente questo fenomeno, fino a che l'austenite sia la ghisa ipotettica, che ghisa iperotettica o ghisa eutettica, fino a che l'austenite non raggiungerà un tenore esattamente pari allo 0,77% di carbonio, dove indifferentemente che questa ghisa sia ipotettica, eutettica o iperotettica, questa austenite subirà le trasformazioni perlitiche che abbiamo visto prima, formando appunto perlite. In pratica, traducendo differentemente quello che ho appena detto, tutto il diagramma ferro-carbonio, a parte la fase di solidificazione, non è altro che il commento delle trasformazioni allotropiche dell'austenite, comunque se siano riferite all'acciaio o siano riferite alla ghisa, è indifferente, perché l'unica fase veramente metastabile, al di là della metastabilità della cementite, ma che quella, vi ripeto, è relativa a un processo di trasformazione che possiamo benissimo governare, ma l'unica fase nel diagramma binario che non è stabile, come vedete, è l'austenite. La ferita delta abbiamo lasciato perdere, è l'austenite che deve trasformarsi in qualcos'altro. Quindi in pratica noi raffreddando una ghisa bianca o grigia, ipotettica, eutettica o iperotettica, noi praticamente abbiamo nella fase più alta della temperatura semplicemente una diminuzione di tenore di carbonio nell'austenite e un aumento di frazione volumetrica della fase ricca in carbonio, che nel caso di ghise bianche è la cementite, nel caso di ghise grigie è la grafite. Arrivati alla temperatura eutettoidica, questa austenite che ha raggiunto un tenore pari allo 0,77%, comunque il tenore eutettoidico nel caso di leghe reali, non farà altro che decomporsi formando ferrite e cementite, cioè perlite. Ma guardate che questa foto qua sotto, infatti per questo che ho glissato e non ve l'ho sottolineata, è una foto fatta sulla ghisa bianca ipotettica, ora vi dirò perché ipotettica, alla temperatura ambiente. Perché alla temperatura ambiente? Perché se io vado a fare uno zoom qui, a ingrandimento più forte, troverò perlite. Questa qui, che non è nient'altro che un grano, una sferetta di austenite eutettica, questa è la zona della matrice ledeburitica, si è decomposta formando lamelle alternate di ferrite e perlite. Ferrite e cementite, scusate, quindi perlite. Questa zona qui non è altro che il grano iniziale, anzi aggiungiamo il grano dendritico iniziale, dell'austenite proeutettica, quella primaria. Per questo sono sicuro che questa struttura all'alberello è quella che io ottengo in questa fase iniziale. Ma raffreddando, se io vado a fare un zoom qua, che nel corso del corso lo faremo più volte, qua troverò perlite. Cioè in pratica, come voglio dirvi, ma che qua è quello che noi leggiamo da un diagramma di fase ferro-carbonio binario, le uniche cose che io posso avere a temperatura ambiente possono essere diagramma metastabile, ferrite alfa e cementite, diagramma stabile, ferrite alfa e carbonio grafite, non ho nient'altro.
Il problema è che a seconda della composizione chimica, a seconda delle modalità di raffreddamento, ho microstrutture differenti. E microstrutture differenti corrispondono a comportamenti meccanici anche molto, molto, molto diversi. Per esempio, focalizzandoci sugli acciai ipotettoidici, quelli ferrito-perlitici, che sono tra quelli di maggiore interesse industriale, comunque di più comune utilizzo, vediamo ad esempio come cambia il comportamento meccanico, ad esempio modificando il fluido di carbonio. Prima della lezione di oggi e dell'altra volta, in realtà voi potevate pensare che il fluido di carbonio influenzava il comportamento meccanico solo in base a quel meccanismo di rafforzamento legato alla presenza degli atomi di carbonio nel reticolo, il meccanismo di rafforzamento per soluzione solida. No, quello è un meccanismo sì importante, ma assolutamente trascurabile rispetto all'effetto che ha il carbonio sulla microstruttura che abbiamo imparato oggi. Vedete? Se aumenta il carbonio, la curva sigma epsilon, per esempio, cambia radicalmente. Ma perché cambia? Stiamo parlando di acciai ferrito-perlitici, vuol dire che siamo fra 0 sostanzialmente, 0,77% nel caso del binario, vuol dire che aumentando il carbonio aumenta la perlite a scapito della ferrite. La perlite costituita da lamelle alternate, ferrite e cementite, il blocco delle dislocazioni è molto più efficace rispetto a grani grossolani di ferrite. E quindi R con M ed R con S sale. Di conseguenza, però, avendo bloccate le dislocazioni, la resilienza scende, la depredazione si sposta verso destra. Se vediamo invece sull'acciaio ferritico l'influenza della dimensione del grano cristallino, quanto più il grano è grosso, tanto più la curva sigma epsilon si abbassa e si sposta verso destra, e ancora abbiamo appunto un infrangimento del nostro sistema piuttosto importante. Sempre per quanto riguarda gli acciai ferrito-perlitici, questo può essere utile a livello progettuale, anche se poi quando trovate questa relazione non va assolutamente saputa a memoria, per carità di Dio, non dovete assolutamente impararla. Me la porto come esempio perché per farvi capire che esistono una quantità enorme di relazioni empiriche che però hanno delle validità sempre molto limitate. Osserviamo che appunto possiamo definire delle relazioni empiriche, che ripeto a validità molto limitata, che ci possono descrivere per esempio l'andamento della curva a C con 1, cioè come i vari elementi di lega influenzano la temperatura tettoidica in C cos'era? Riscaldamento, in francese chauffage, oppure come varia l'R con E in funzione dei vari elementi di lega, e in questo caso, per esempio, questa relazione in funzione anche della dimensione media del grano ferritico, d'accordo? Ne esistono una quantità infinita di queste relazioni, se siete fortunati possono anche funzionare, non è detto che lo faccia, insomma, quindi sono disponibili queste relazioni.